Fabio, ultima parte. Andiamo un po' veloci perché abbiamo questi nostri ospiti che hanno avuto la pazienza di aspettare fino a questo momento. E andiamo a presentare Walter Zini, che è un team manager di Astana di Pink Woman Team, quindi una squadra femminile. Sì, il team è solo femminile, è composto da 15 ragazze della categoria Elite e due della categoria Juniores. È un team giovane ma di livello internazionale. Abbiamo 8 atlete italiane e 7 straniere per quello che riguarda la categoria Elite e svolgiamo attività a 360 gradi per tutto quello che riguarda il calendario internazionale. La stagione è iniziata ai primi di febbraio in Qatar, è proseguita poi in Costa Rica e Salvador e di recente il Giro delle Fiandre femminile che abbiamo disputato domenica scorsa. Com'è andata? Il Fiandre non benissimo, un po' troppa sfortuna, un paio di atlete ammalate all'ultimo momento e un atleta veneta della provincia di Vicenza che abbiamo in squadra, che è campionessa europea Under 23, Susanna Zorzi, era nel primo gruppo e a circa un chilometro dalla parte cruciale della corsa, gli ultimi due muri col pavé ha bucato e quindi purtroppo, è rimasta. Purtroppo fa parte anche questo. Purtroppo ci sono anche questi inconvenienti. Come si gestisce una squadra femminile? La gestione è pressoché la stessa di quella di una squadra maschile. L'unica cosa differente è l'aspetto che può essere caratteriale, psicologico, per quello che riguarda il seguire le donne. Per tutto il resto bisogna essere ben strutturati ed organizzati come seguire una squadra maschile, perché ormai l'attività è equiparata a quella. Facciamo prove di Coppa del Mondo, facciamo Giro d'Italia, Tour de France e tutto, quindi. Voi avete avuto una presenza forte anche alla Yes We Bike nel weekend, e qui abbiamo anche una delle protagoniste. Sì, abbiamo partecipato alla Yes We Bike e all'evento di Veneto in Corsa, che è stato supportato da Vodafone, e per questo dobbiamo ringraziare il direttore territoriale Nunzio Puccio, che ha permesso questo sviluppo, e nell'occasione degli eventi di Veneto in Corsa abbiamo creato un evento in un evento, dando l'opportunità a tutte le ragazze under 23 che decidevano di cimentarsi in queste prove di fare una prova su dei rulli. Abbiamo qui la vincitrice. E qui abbiamo la vincitrice. Allora, che Alice, facciamo un applauso. Alice Tagliapietra, ma com'è andata questa cosa? Com'è andata? Buonasera a tutti. Cosa ti hanno chiesto di fare? Perché hai vinto? Come hai fatto? Esatto. Ho scoperto questo progetto Astana Be Pink in collaborazione con la Vodafone un po' per caso. Poi ho iniziato a partecipare alla tappa di Treviso e poi a Verona, facendo una prova di velocità di 500 metri su una bicicletta attaccata a un rullo, e ho cercato di fare il miglior risultato. Infatti, quindi ce l'ho fatta. Era un po' virtuale questa prova, però adesso sei in questo staff, è uno stage, giusto? È una prova, come possiamo chiamarla? È stata una bella possibilità per te questa. Sì, esatto, è stata una possibilità, anche perché sono stata ferma per un anno, ho deciso di smettere di correre, però quest'anno mi è tornata la voglia, mi è tornata ancora più di prima e sì, speriamo. Che cosa che farete fare a questa ragazza? Ma le faremo fare degli stage con le nostre atlete già in organico, farà degli allenamenti insieme a loro, vivrà un po' insieme a loro in ritiro, così si chiama la casetta dove si ritrovano tutte per gli allenamenti, e potrà venire con noi sulla miraglia insieme a me, insieme al team manager a seguire la corsa. Ma pedalerà o dal vivo? Pedalerà negli allenamenti. Pedalerà negli allenamenti, vediamo un po' quello che potrà dare e poi allora, si deciderà. Tra un anno ci ritroviamo qua, direttore, vediamo se ha qualche bel risultato. L'opportunità di fare questi stage serviranno proprio per fare delle valutazioni più obiettive e reali rispetto a quello che poteva essere la prova sul rullo, per dare poi l'opportunità, se avrà le credenziali, di essere inserita nel team e fare l'attività. Un esempio di promozione, dobbiamo ringraziare Vodafone. Anche nell'ambito femminile, che magari è un pochino più difficile, di sponsor, sono sicuramente anche meno, sì, forse, le ragazze. Sì. È cresciuto il movimento perché ormai
si parla di numeri importanti a livello internazionale, perché insomma, facendo attività internazionale spesso e volentieri raggiungiamo 180 partecipanti, e magari in contemporanea c'è un'altra corsa a livello internazionale in giro per il mondo. Quindi siamo arrivati ad avere nel ranking mondiale circa 550 atlete che hanno fatto punti, quindi vuol dire che ce ne sono almeno forse altre tante che fanno attività e non hanno ancora raggiunto risultati per avere punteggi. Va bene, facciamo un applauso a questo bel team, Astana, Bipink. Vi chiedo di dare il microfono a Giovanni là in alto per Ciclopica. Intanto ci spostiamo da questa parte. Chiedo alla regia, regia se possiamo fai fare... girare un attimo la testa. Vabbè, ma insomma loro sono bravi. Ma chiedo se possiamo fare un piccolo patto, considerato che abbiamo un bel video che dovrebbe chiudere la nostra puntata, se invece di lasciarlo in coda possiamo utilizzarlo con le immagini, perché così recuperiamo questi 3-4 minuti del video. Quindi adesso le immagini che abbiamo del video del Yes We Bike, se riusciamo a averle sotto, grazie regia. Allora, chi abbiamo qua? Massimo Cecchinato, abbiamo il microfono. Questa associazione Amici a Bicicletta fa tante cose, ma insomma siete stati un po' l'anima anche iniziale della Yes We Bike. Sì, Yes We Bike è nata praticamente dalla nostra socia che collaborava con il comune, e ogni anno è sempre più... Antonella Vial. Antonella Vial. Salutiamo anche Antonella. Ogni anno è sempre più in auge. Crescita. E quest'anno, secondo me, è stato l'anno migliore anche dal punto di vista organizzativo, perché il comune ci ha messo veramente le cose migliori. Poi la ciclopica è stata una cosa ci proprio... Ci sono dati molto da fare. Sono dati da fare con delle ottime idee. Anche noi abbiamo messo in campo quasi 50 volontari, quindi le biciclettate hanno avuto un grossissimo successo, e credo che per l'amministrazione sia una grossa vetrina questa. Sì, sì, sì. Ecco, abbiamo un po' di immagine, poi ciclopia, questa è la partenza delle bici d'epoca. Passiamo il microfono a Roberto. Roberto, allora qual è la prossima sfida? Che anche tu sei un collega dell'amministrazione comunale, e quindi è una sfida del comune, di tutto lo staff anche dell'ufficio biciclette, ma del comune, cosa si farà? Padova per il secondo anno consecutivo partecipa alla sfida europea della bicicletta, che in sostanza è una sfida per raccogliere il maggior numero di chilometri percorsi all'interno del territorio comunale tra 32 città europee, tra le principali città europee. Quest'anno speriamo di fare meglio dell'anno scorso, siamo piazzati quarto posto nonostante tutte le avversità meteorologiche che potrà dire poi Eugenio. Ma cosa vuol dire? Che insomma chi sostanzialmente fa chilometri in bici? Sì, si calcolano il numero di chilometri dei partecipanti alla squadra di Padova negli spostamenti normali quotidiani, cioè casa lavoro, casa scuola, per andare a fare le spese. Gran fondo, non sportivi, non sportivi, esclusi sportivi. Nella quotidianità, esattamente. Vale anche la bici elettrica, io ho la bici. Vale anche la bici elettrica, vale anche la bici elettrica per partecipare anche tu. Per partecipare ci si collega al sito che è lcc2014.eu, ci sono le istruzioni per iscriversi alla piattaforma web, per far parte del team di Padova e scaricare l'app per smartphone, che servirà poi a registrare e tracciare i percorsi. Perché quindi, cioè, non è una cosa che uno deve proprio farla in bici? Assolutamente sì, assolutamente. Ci sono dei controlli anche. Hai guardato un amico che ha fatto un po' di strada, no? L'anno scorso, sì, ha partecipato in maniera molto attiva. Sì, buonasera. L'anno scorso è stata una bellissima esperienza, perché nonostante il tempo che non ci ha aiutato, ha piovuto per 21 giorni su 31, siamo riusciti a fare più di 40.000 chilometri la città di Padova. Accidenti. Quindi esclusivamente per ciclismo di trasporto. Su un 300, persone? 300 pedalatori, insomma. Diciamo, su un mese. Un atleta ne fa 22.000 da solo. Ecco, allora, l'atleta che non è in gara però può e noi invitiamo, se gli atleti sono così bravi, li invitiamo a pedalare con noi, ad andare a fare la spesa anche loro con la bicicletta, andare a lavorare con la bicicletta, vale a scuola no, allenarsi non vale. Anche se vuoi via la sera. E quindi... quello va bene. Va benissimo. Noi li abbiamo fatti... 100 km al giorno, tutte le sere. Benissimo. Magari inventati una scusa che vai a prendere le caramelle dal tabacchino a Teolo e torni, così vale.
Vale tutto, no dai, vale, è ciclismo, una cosa seria, andate nel sito. No, di trasporto, è una cosa molto bella, si conoscono un sacco di persone e sono tutte persone che usano la bicicletta, amano la bicicletta, non dal punto di vista sportivo, ma per la libertà che dà di spostarsi all'interno della città. Rimaniamo da questa parte, così velocizziamo, un saluto agli amici di Vo. Chi abbiamo? Gli amici di Vo abbiamo Lovo Loris. Loris, buonasera a tutti. Avete appena organizzato una cosa bella nei Colli la settimana scorsa, quando è? Sì, domenica scorsa abbiamo dato inizio alla nostra stagione di organizzazione gare. Abbiamo organizzato la prima gara stagionale delle donne esordienti e donne allieve. Ha avuto un ottimo successo, quest'anno 150 partecipanti, un po' da tutto nord Italia. Poi è andata anche bene perché gli altri devono partire e arrivare nei Colli, voi ci siete già. Facciamo noi abbiamo la fortuna di un percorso naturale. Sì, sì, è una fortuna di una palestra naturale per il ciclismo, che sono i Colli Ugani. Certo, basta andare in su e in giù. Allora, diamo il microfono infatti, in ai zona. Nostri amici, rimane in zona. Vai a Tony Qualdi. Visto che poi gli amici della bicicletta ci supportano sempre anche con la corsa, poi ci spostiamo dall'altra parte. E poi salutiamo Ciclovio, ma poi chiudiamo perché siamo già in chiusura. Qui passiamo alla corsa, abbiamo lo start, l'inizio di questo circuito padovano di corsa su strada, voluto dalla FIDAL Padova, da Rosana Martin, presidente della FIDAL di Padova, che inizia proprio sabato 12 aprile a Maserà di Padova. Maserà che ha una straordinaria esperienza sportiva, tanto per dire qualcosa, la Pink Run, giusto per dire una corsa che di sarà donne. A maggio, sarà 24 maggio, con maggio oltre, dai, quasi 3.000 siamo. Sto anno arriviamo, penso, no? Com'è, Tony? Beh, allora, per quanto riguarda la Pink Run, visto che avete nominata, anche quest'anno siamo arrivati alla quinta edizione. È una corsa più che altro di beneficenza, che viene fatta una raccolta fondi che quest'anno devolveremo tutto, riservata solo esclusivamente alle donne, e sarà riservata all'Istituto Oncologico di Padova. Bene. Questo per quanto quante riguarda... donne avete avuto l'anno scorso? L'anno scorso abbiamo avuto 1860 allora donne. Ricordiamo quello che c'è sabato, perché siamo veramente... Sabato, ecco, per quanto riguarda il sabato, anzi ringrazio ad Alessandra Loro, che è qui presente, e la Rosana Martin, che è con la FIDAL, hanno preso le 8 corse praticamente che ogni anno venivano fatte e organizzate dai vari gruppi competitive, e sotto l'egida della FIDAL quest'anno si fa una cosa completamente nuova, nella speranza che è un inizio, però sono convinto che avrà un grosso seguito. Quindi per partecipare alla vostra prima prova, che ricordiamo la settima Golden Race, non solo sport, sì, bisogna essere tesserati FIDAL o ente di promozione sportiva, c'è una gara federale, quindi sì, bisogna avere lista medica e tutto, lo ricordiamo perché arriveranno sicuramente sabato sera tantissimi pensando di correre. Beh, ci sarà anche qualcuno che si iscriverà la sera, comunque anche basta che abbia il certificato medico. Raika, ecco. Corri tu, grande, un altro, facciamo un applauso a Raika Lenzo, che ha fatto tante attività di running. Dai una mano allo staff. Sì, sì, do una mano, collaboro sabato sera. Bene, correrò, grazie. Poi domenica mattina alla Pian Pianeo. Poi c'è la Pian Pianeo, bravo, domenica mattina una bella marcia. Allora, c'è anche un bel ristoro. C'è un bel ristoro. Se ti può interessare. Ma io sarò al motocross, ragazzi, lasciatemi una domenica libera da ste corse. Salutiamo Ciclopica, perché Ciclopica, Giovanni là in alto, e poi vorrei quello che aveva il bimbo che aveva la coppa. Vieni qua Lorenzo intanto. Ciclopica, esperienza andata bellissima, benissimo. Molto formativa, interessante. Ci siamo divertiti noi ad organizzarli, ad organizzare la manifestazione, si sono divertiti tutti quelli che sono venuti. Queste bici d'epoca, 150 persone, neanche da credere. Io non avrei neanche creduto di arrivare a questi numeri, nessuno di noi ci credeva, nel senso che in onestà saremmo stati contenti di arrivare a 70-80 persone. Invece... il doppio. Successo. Salutiamo Giulia Musumeci e tutto il gruppo che ha supportato. Sbalchiero, che è venuto la scorsa settimana qui a raccontarci questa cosa. Bene, chiudiamo con Lorenzo, questo campioncino che ha questa coppa. Dove l'hai vinta questa coppa? Al velodromo. Al velodromo? E quindi in pista? Qual è la tua bici? Quella da velocità? Vai vicino alla tua bici. Vai vicino, dai. E parla, e poi ti salutiamo, chiudiamo qua. Salutiamo con te oggi la trasmissione. La è una bici da? Corsa. Quindi tu sei un
ciclista da pista. Da pista? Contento lo zio nonno Franco? No. Va bene, allora anche tu ti sei guadagnato questo biglietto alle piscine termali Columbus di Avano, vieni, ingresso gratuito, e allora con lui in mezzo a noi vi ringraziamo, grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo tra 15 giorni, la settimana prossima non ci siamo perché è la settimana santa, saremo qui fra due settimane, cioè il 24 di aprile a parlare della Maratona Sant'Antonio di Padova Corre. Racconteremo com'è andata anche a Maserà e tutto quello che è il movimento della corsa e del running con la Maratona Sant'Antonio che sarà il 27 aprile. Presidente Gallesso, grazie a tutti, ciao. Grazie, ciao a tutti, buonasera. Viva Sport, viva Antonio, ciao.